Ciao a tutti ragazzi, oggi è il giorno del lancio dei nuovi Ryzen, i Zen Plus, e noi abbiamo avuto, grazie a Gigabyte Italia, il sample del 2700X insieme alla bellissima X470 di Aorus. Il chipset X470 è un refresh dell'X370, hanno semplicemente migliorato alcune compatibilità come quella con le nuove memorie ad alta frequenza e hanno migliorato in generale le prestazioni del sistema. Infatti anche le schede madri con chipset X370 con gli ultimi aggiornamenti del BIOS possono beneficiare di alcuni di questi miglioramenti. Essendo un refresh non ci sarà niente di sconvolgente, ma devo dire che questo test è stata una piacevole sorpresa. Vi anticipo che d'ora in poi il mio sistema di riferimento per il gaming sarà questa nuova piattaforma con l'X, con il 2700X di AMD. Finalmente AMD tira fuori un processore valido, meno costoso della controparte Intel, e i produttori finalmente hanno cominciato a produrre delle schede madri di qualità con un design bello al pari della controparte Intel. Vai così AMD. Allora, diciamo due parole su questa nuova scheda madre, la X470 Gigabyte Gaming 7, che è il modello che abbiamo avuto la fortuna di provare oggi, è sostanzialmente molto molto simile alla scheda precedente, con l'aggiunta di un secondo slot M2 e qualche miglioramento qua e là nella scheda madre. In generale è un prodotto di fascia altissima, ha tutto quello che vi può servire da una scheda madre, probabilmente anche di più, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Con le schede madre X470 Gigabyte amplia ancora di più la gamma Aorus e ne migliora ulteriormente il design. La scheda madre finalmente è all'altezza della controparte Intel. Partendo dalle cose più importanti, la nuova scheda madre di Gigabyte, la Gaming 7 X470, ha un nuovo sistema di dissipazione del calore e un nuovo sistema di alimentazione della CPU che permette in linea teorica di avere sia prestazioni migliori dal punto di vista termico, sia un overclock maggiore grazie a un'alimentazione più stabile. Tutto questo in cosa si traduce? Nella nostra piattaforma di test, ad esempio, siamo riusciti a raggiungere senza problemi 4.2 GHz con il processore 2700X di AMD, Ryzen Plus, diciamo, frequenze che con la vecchia generazione era impossibile raggiungere, sia per problemi di giovinezza della piattaforma che di BIOS che quant'altro. La piattaforma invece oggi si è rivelata estremamente stabile, ha permesso di raggiungere gli stessi risultati che si ottengono con una scheda madre Intel di fascia altissima, ha un costo però sensibilmente minore, sia per quanto riguarda le schede madri, sia per quanto riguarda la CPU stessa. Va detto che non serve fare nessun tipo di delete su questi processori perché AMD ha il dissipatore saldato sul die del processore, quindi non serve fare il delete, anzi è rischioso e ci sono diversi YouTube in rete che hanno fatto dei test e il guadagno che se ne otterrebbe è soltanto di 1 o 2 gradi. Capite anche voi che non ne vale minimamente la pena. Nel test di oggi siamo riusciti a raggiungere un overclock di 4.2 GHz e al 100% di utilizzo della CPU, con il dissipatore ad aria fornito insieme al processore, non siamo mai andati oltre ai 60 gradi. Stupefacente. Già che ci siamo, facciamo due parole sul nuovo dissipatore di casa AMD, che è il Wright Spire, che è un dissipatore con LED pipe a diretto contatto con la CPU. Integra direttamente due tipi di LED RGB sia sulla parte interna della ventola che sul bordo del dissipatore e sono indipendenti e si comporta molto bene, è estremamente silenzioso, rumoroso, performante quando serve e per essere un dissipatore in bundle col processore è estremamente valido. Normalmente noi nei test usiamo dei sistemi all-in-one di Corsair o di un'altra marca, in questo caso no, abbiamo deciso di usare il dissipatore stock e funziona estremamente bene. Considerando che il tutto è compreso nel prezzo del processore, il bundle è estremamente interessante, permette di realizzare configurazioni gaming a un costo inferiore rispetto alla controparte Intel. Tornando a parlare della Gaming 7 X470 di Gigabyte, alcune delle caratteristiche principali, le più interessanti, sono sicuramente, come dicevamo, il nuovo design, il supporto RGB per le strisce digitali e non, l'armor posteriore, che come vedete nelle foto è una mascherina che copre tutta la parte con le prese posteriori che ci si augura diventi uno standard di mercato. Il sistema di dissipazione usa un sistema di pin array che non sono altro che delle lamelle di alluminio allineate
in modo da massimizzare la dissipazione del calore prodotto dai MOSFET intorno alla CPU. Il sistema di alimentazione ha 10 più 2 fasi, 2 per la parte di controllo della memoria e 10 per il processore, tutto con condensatori solidi giapponesi che sono i migliori sul mercato. Il sistema di audio usa un DAC digitale di qualità altissima per evitare di avere qualsiasi tipo di interferenza con le porte USB o quant'altro nel vostro headset o nel vostro sistema audio. E questa scheda madre integra anche il Wi-Fi di fascia alta di Intel, è denominato il Wave 2 e permette teoricamente, in base al vostro router, in base alla connessione, in base a una serie di requisiti, di arrivare fino a 1.7 gigabit per secondo, che è fantastico. Andiamo a vedere come si è comportato il nostro sistema di prova con i nostri benchmark. I benchmark che andiamo a utilizzare normalmente sono il 3D Mark, che è un benchmark sintetico che simula un ambiente di gioco, è quello più importante per capire come si comporterà il sistema in game, e l'altro è il Cinebench, Cinebench 4D, che invece è un benchmark sintetico di rendering che serve per stressare al massimo la CPU in un ambiente di lavoro reale, diciamo, in modo che tutti i core della CPU vengano stressati per fare un rendering, e in base al punteggio finale si riesce ad avere un'indicazione di quanto sarà potente la nostra CPU nelle fasi di calcolo puro. La configurazione di prova che abbiamo utilizzato per i nostri test è composta, come avete immaginato, dalla Gigabyte Gaming 7, dal processore AMD 2700X di AMD, le memorie Corsair Dominator DDR4 a 4000 MHz, il sistema di memorizzazione solido è un M2, l'MP500 di Corsair, che permette di raggiungere dei picchi di velocità di quasi 2 gigabit al secondo. Il cooler utilizzato, come dicevamo prima, è quello originale di AMD, con, come potete vedere, con i LED RGB sia interni che esterni. La scheda video è una 1080 Ti di Gigabyte serie Extreme. Il risultato dei test è stato piuttosto interessante. In 3D Mark abbiamo raggiunto 9800 punti, che è un punteggio altissimo e per una configurazione con singola scheda, mentre con il Cinebench abbiamo totalizzato oltre 18.000 punti. Tenete presente che l'8700K overclockato a 5.1 GHz non raggiunge i 14.000 punti, 14.500 al massimo, quindi potete ben capire quanto è potente la nuova CPU di casa AMD. In conclusione, cosa dire? Se siete già possessori di una piattaforma Intel Z370 o AMD X370, il mio suggerimento è di non fare nessun tipo di upgrade, ma di attendere. Se invece state pensando a un nuovo gaming rig, la nuova piattaforma di AMD, la X470, è da prendere in seria considerazione in virtù del costo ridotto e delle prestazioni elevatissime. Detto questo, vi saluto, mettete un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al nostro canale. Ciao!